So, Costanza Barbieri, my colleague Costanza Barbieri, which has been the curator for the first Sebastiano del Piombo exhibition in Viterbo at the Museo Civico in 2004, and academic consultant for the exhibition again of Sebastiano del Piombo and Michelangelo in the National Gallery in London in 2017. She's currently planning the exhibition Raphael and the Antique in the Villa Farnesina at Accademia dei Lincei in Rome, due to happen in the spring in 2023. She has two PhDs in art history, one from the University of Rome La Sapienza and the other from Rutgers, the State University of New Jersey. And she's author of about 80 scientific publications, focusing mainly on Venetian art, problems of visual culture in the Renaissance, and gender issues. So I give the floor to Costanza. Thank you very much, Costanza. Thank you very much, Franco. And the topic of my talk is the PhD, started in exactly here in the Accademia di Belle Arti di Roma in 1891, was called not Accademia di Belle Arti, but Royal Institute of Fine Arts. So I will introduce some general aspects and then I will discuss this interesting story of the past, which happens to be very present, very modern. For the Academy of Rome in particular, and for the higher artistic education in general, the occasion of this conference dedicated to artistic research is a formidable opportunity to take stock of the current situation in Europe and Italy, focusing on the third cycle. We are moving in this direction thanks to the strong will of director of the Academy Cecilia Casorati and the president Giuseppe Soriero, and thanks to the support of other institutions such as MUR and ANVUR, with president Antonio Ricchio, Marilena Magnaci, Cecilia Bibò and Giuseppe Carci, whom I thank for their generous availability. Moreover, I would like to thank the European partners. Attention, because it's moving. No, we have to go back. Of the project, Horizon 2020 Differences, all my colleagues from Budapest, Dresden, and Riga, for the unique opportunity we had in comparing and contrasting the various systems of artistic education. This exchange has been proved crucial in bringing into focus contents and methods concerning the design of the experimental doctorates for the Academy of Fine Arts in Rome, a project that my colleague Dalma Frascarelli, who has been working with me on this front for many years, will present in detail and which we hope will be successful. Meanwhile, according to our European project, we try to reach new goals, broadening our scope and building bridges with other institutions. One of them is the project between the Academy of Fine Arts in Rome and the ENFN, the National Institute of Nuclear Physics, to promote a collaboration and experimentation between art and science, now in progress. We are in a phase in which new technologies, science, and creativity are increasingly interconnected, a fact reflected by the blossoming throughout Europe of countless third cycle courses in the field of art and new technologies. Miriana Pistillo and Danielle Matte, researchers at the Academies of Rome and Budapest, taking part in the project, will shortly illustrate the ever-widening panorama of third cycle training in the arts in Europe, where only a few countries still remain cut off. Many artists and scholars dedicated themselves in recent years to opening artistic research towards societies and establishing open access platforms
that are both repositories and working tools, such as the research catalog. Some internationally active institutions, such as ELIA, the European Network in Higher Art Education, and EQ Art, we have just heard about it, have discussed and reworked the Frascati manual in the light of an innovative vision of art, not only as an individual expression limited to the sensitivity of the individual, but as a generator of knowledge and new contents, culturally and socially relevant, both individual and collective. The Creator Doctus, a title proposed for the third cycle in arts education, some of the, we saw the many possible opportunities and different avenues, is as a result of a survey conducted by several institutions, claims a new approach to methods and content and represents a stimulus for all institutions of higher art education. My intervention as a historian as well as an art historian intends to take as an example a forgotten and yet fundamental episode in politics and art a few years after the unification in Italy, which illustrates the meaning that artistic education can take on as an engine for change and the consequent social value of this investment. This example is all the more pertinent now that the Italian Ministry of University and Research intends to begin the hoped-for implementation of the reform of higher education in art and music with the creation of PhDs also for the academies and conservatories, which had been awaited for no less than 24 years, that is, since they were instituted by law 508 of 1999 by Luigi Berlinguer. This law intended to make up for a gap of almost 20 years since the 1980 institution of the third cycle in Italy for the universities. So, if on the one hand our country has to make up for a delay that has penalized artistic research over the last 40 years, on the other hand, turning to the past through the history of the Pensionato Artistico Nazionale, this is the name, the title of the first PhD we had in Italy, for the arts, before everything else. The Pensionato Artistico Nazionale, that is National Artistic Grant, can help recover a right that the newborn Italian state had recognized since 1891 for artistic education, only dismissed after the Second World War in 1939. The first artistic doctorate in our history was created precisely in our own campus, the then Royal Institute of Fine Arts in Rome, a far-sighted initiative comparable only to the pensionnaire of the Académie de France at Villa Medici. This glimpse into the past and the very modern vision of the fin de siècle Italian state can give strength and awareness to a process that is now underway and that, thanks to the present minister's will, Maria Cristina Messa, seems to be very close to completion. In this case, the past must prove to be exemplary and ahead of the time. On July 22nd, 1891, the Minister of Education, Pasquale Villari, issued a royal decree establishing the pensioner of scholarship for young artists selected through a competition and coming from all the academies of the kingdom. Villari was the great historian, pupil of Francesco De Santis, member of the parliament from 1870 to 1882, senator of the kingdom from November 1884, and minister of public education from 1891 to 1892, he was responsible for very important measures
It was during his ministry that the regional offices for the conservation of monuments, now the Soprintendenze, were issued, fundamental institution for the protection of works of art on the territory still now, still today. The candidates for the artistic national PhD, already graduated from Italian academies, were elected to enjoy a four-year period during which they were housed at the Royal Institute of Fine Arts in Rome. The candidates would take part in a competition, and only four, one for each discipline from among architecture, sculpture, painting, and decoration, would be admitted to the Pensionato Artistico Nazionale. The pensionanti, aged between 28 and 32, would then produce a first two-year test and a second at the end of the course. Some of these works of art are still preserved in our archives. The Academy has an important collection of architectural drawings of the winners of the Pensionato Artistico, and their final works have been recently cataloged, exhibited, and published, as we shall see. The direction of the Pensionato was entrusted to the Royal Institute of Fine Arts, to a higher council of the Italian academies in general, and to a ministerial body of renowned professors. This committee elected the winners and monitored their performance, supervising their work as in a modern PhD. There were neither courses nor obligation, but it was conceived as a period of research without economic nagging, with the aim of training artists to a higher degree than normal academic education. I jump this part, we have not so much time. Rome was an obligatory choice as the capital of the kingdom, even though it had not been a center of artistic production for a long time. The reason for this choice lay in the symbolic and political significance of the city. The choice of Rome was intended to emulate the Academy of Villa Medici and the other international institutions, the many cultural and artistic foreign academies present in the capital. The creation of the PAN aimed to bring Rome back to the center of artistic life, hand in hand with the political and cultural construction of the capital of the kingdom. In the committee, we find the main sculptors and artists in the late 19th century Rome, such as Ettore Ferrari, author of many statues. Mazzini, for example, we see Giordano Bruno statues of Campo di Fiori. Ettore Ximenes, author of the bronze quadriga overlooking the Tiber, dating 1907. And other statues. We have also in the committee Aristide Sartorio, who painted the well-known frieze of the Parliament in Montecitorio. And finally, the Monumento al Milite Ignoto or Vittoriano, planned by Giuseppe Sacconi, one of the professors of the Royal Academy here, and then decorated by many maestri of the Academy of Rome. A monument we know that embodying and visualizing the new identity of the Italian state, that was the intention. These artists were all involved in the committee of the Pensionato. Every public initiative of Italian state revealed the intimate connection between its cultural and political program and its public image. And the artistic production of the time was declined in function of this cultural identity. The PAN itself aimed at placing the capital on the same artistic and cultural level as the European nations that had founded cultural institutions to welcome students and researchers in Rome, with the aim of broadening the horizons of future generations of artists and scholars, the Académie de France, Villa Medici, the Germanic Academy of Villa Massimo, the British School, the Spanish Academy at San Pietro in Montorio, the Hungarian Academy in Via Giulia. The fin de siècle cultural context, in this
context, young Italian artists would have been compared to their counterparts, winners of the, for example, the prestigious Prix de Rome, and would have benefited from a stipend that we must recognize as forerunners of the modern PhD grants. Rome became an ideal city of the arts thanks to the institution of the PAN, a particularly far-sighted vision, and in the ideal parallelism of the European scholarship holders in Rome, a precursor of the Bologna process. A sign of this circulation of idea and research in the visual arts at an international level is the artistic production of the students of the Academy of Fine Arts in Rome. For example, the young architect Luigi degli Abbati linked up with the new findings of the archaeological campaign in Metaponto and Selinunte conducted by Itov and Van Zandt and presented in L'architecture antique de la Sicilie, published in 1827. Also, other, here it is, and other publication of the, in particular, of the Pensionnaires de France, for example, the architectural finding and architectural analysis have been presented as model for, again, the representation of the Pantheon. We also trying to run. We have here, for example, Giuseppe Mariani, another student architect, and his project for a theater was inspired on one hand by the Colosseum and triumphal arches, and on the other hand, looked at the Opera Garnier and to the decorative groups of statues by Jean-Joseph Perrault and Jean-Baptiste Carpeaux, looking at the international models. It's important to add, I'm going to finish soon, that this research on the architectural drawing of the Royal Institute of Fine Arts during the time of the Pensionato Artistico was realized by three students of the Academy in our Department of Cultural Heritage for the exhibition dedicated to the architectural drawing of Academy and entitled The Lost Art of Drawing. On this particular occasion, the students I coordinated, Giovanna Neri, Francesco Rotatori, and Francesca Sacchini, were able to research topics that had never been analyzed before, to obtain unprecedented results, to present the novelties in the exhibition in the Centro Studi Americani in July 2016, and through the publication of the exhibition catalog to communicate and disseminate the outcomes of their research about artistic education and visual culture, not only in Italy. I believe that this example of research within the Academy, among the many that we could mention, is a further element of strength along the path we want to undertake on the third cycle. And thank you very much. Thank you very much, Costanza, for your very interesting contribution about one of the first examples of PhDs. And now we proceed to the next couple of speakers, because there are two, which they are, have carried out a research in our project, You for Our Differences, about the existing situation of the PhD in across Europe. So let me introduce Daniel Matte, which is currently a doctoral fellow at the Doctoral School of Hungarian University of Fine Arts, and his research is mostly dealing with the politicization of home culture, both in the historic and the contemporary context. And he has joined the You for Art Horizon research project from the start in 2021. And he carried out a research together with Miriana Pistillo, which is a graduating student from Academy of Fine Arts in Rome, under the supervision of
Professor Barbieri, and Mirjana has graduated in painting and is now going through a MA curricula in photography. She has joined also our team from 2021, so I leave the floor to Daniel Matè and Mirjana Pistillo. Thank you. Thank you. So, welcome everybody. This is a great pleasure to present here at the Artistic Research and the Third Cycle Conference in Rome, even though one of us can only participate in online format. Today we present our ongoing research regarding the state of the third cycle in higher fine art education in European Union. This research is carried out in the framework of EU4 Art Differences project, and you hear about this project in a detailed manner during the morning session from our colleague Till Baumhauer, so we won't go into details this time. Franco just introduced ourselves for this presentation, so I will just say my name. I am Mirjana Pistillo, and I'm a researcher in Horizon Differences project, and I'm a student from Academy of Fine Arts here in Rome. And I am Daniel Matteos, a junior researcher in the EU4 Art and the Differences project. And yeah, Franco introduced us very well, so I don't go into other details. And we will present in this kind of joint hybrid manner, as I wasn't able to join in Rome. And go through the topic, the aim of the research, previous research carried out in this field, and also our data gathering methodology and some preliminary findings and case studies. And, okay. Yeah, that was the first. Okay, so the research aims to create a comprehensible database on the current situation of the third cycle in higher fine art education in the European Union. As per our knowledge, there isn't a publicly available, fully comprehensible database of this information today. It should be mentioned, however, that there is notable research in the field that we will reference a bit later. Our goal was to create a data set based on a certain set of criteria, which we will clarify in some minutes, that could be used by prospective doctoral candidates and professional researchers, and as well as the broader society. We defined the scope of the research by two perimeters. The first is a geographical one, as our database only contains information on universities that are currently operating in the European Union. We can just choose this narrower region instead of the larger European higher education area, as the project of the EU for our differences is concentrating on the European Union level. The second parameter is regarding the level of education. Our research only focuses on the third cycle and excludes any artistic research programs in other levels of higher arts education. From a policy standpoint, the third cycle was defined as the doctoral programs in the 2003 Berlin Communique as a follow-up to the Bologna process. And it states that, quote, conscious of the need to promote closer links between the EEA and the ERA in a Europe of knowledge, and of importance of research as an integral part of higher education across Europe, ministers consider it necessary to go beyond the present focus on two main cycles of higher education to include the doctoral level as the third cycle in the Bologna process. From a more practical viewpoint, in the university field, the highest degree is that of a doctorate. The doctoral program, in fact, allows students to do research in their area by demonstrating the skills acquired during the previous two cycles. In recent years, other institutions had the possibility to adapt their own doctoral program.
This proposal developed greatly over the years, and now there is a good diversification of doctoral programs like professional doctorate, practice-based, or practice-led doctorate, and more recently, the Creator Doctus project. There are two macro categories, which are the PhD, the subject specialist doctorate, and the professional practice-based doctorate. The first, the traditional one, focused in original research that enriches the knowledge in its academic field. The second, on the other hand, is based on the experience of a practical work at professional levels that can receive advancement thanks to the support of the research. And this is our case. Even to the discussion is open because the practical works produce knowledge too. On the field of CPAD, Creative and Performing Arts and Design, the research can focus on the production of a portfolio, performance, or other form of art, accompanied not by a thesis, which result in the advancement of professional practice or in the organizational change based on results achieved through the application of the research. In our data gathering process, we did not make a difference between subject specialist and practice-based doctorate yet, and collected information in both categories. As the field of artistic research is diverse and is in constant change, we did not want to limit ourselves to one definition of artistic research or delve into the debate surrounding the terms. Although we recognize the lively and open discussion regarding the term, as we used online publicly available data, the database we compiled could only be regarded as a snapshot of the duration of the research. Therefore, it is important to note that we have carried out the data gathering period from 2021 autumn to 2022 early summer. Later, we will discuss how in the future it is possible to continue and add to this database. For the data gathering, we use the publicly available data in the form of information published on the respective site of each included institution. To create the database, we decide on a certain set of criteria to base the data gathering process and comply this set by the goals of the research. We gather data that we found to be relevant indicators of the working of the institution, both for future prospective candidates as well as representative of other institutions and researchers. I will mention some of the categories of our gathered data that are university name with the full name of the institution, then the granted title, the name of the officially granted title, like PhD, DLA, HUFA, practical PhD, like for the Vienna Academy of Fine Arts, the DFA, that is a doctoral in fine arts, like for the Vilnius Academy of Fine Arts. Also, we have the issuance of the title, so if the title is issued by the institution or not, like in the case of UIT, Artistic University of Norway. The admission criteria, the procedures and the criteria of admission mostly required MA, Master in Arts, or MSc, Master of Science, or equivalent title. It is also necessary a presentation of curriculum and portfolio, and in some cases there is an interview with the candidates. Another one is the research topic. In some cases, the university have a special research program for their doctorate that sometimes could be specific for a certain field. And at the end, we have the funding, the financial aspect of the program regarding tuition and grants. In some cases, the institutional or governmental fundings, we have these institutional governmental fundings. Most of the time, the program is self-funded for students, but sometimes private scholarships are also available. In Netherlands, for the Academy of Creative and Performing Arts, in Leiden, for example, we have a self-funded program. In Hungarian University for Fine Arts and for the Academy of Fine Arts in Vienna, we have a state-funded program. And in Germany, we have a DAAD program for the doctoral students.
We also looked for previous research in the field to identify possible good practices and establish an overview of the scene. From the perspective of our research, the most notable finalized research is the Third Cycle database of the Creator Doctors Project, which we heard about quite detailed presentations in the morning. And also, I have the pleasure to talk about it with Joan Butler. So we don't go really into details about it. Just regarding this Third Cycle in the Arts EU website, where these data are available. It's stated on the website, quote, "This is an international database of Third Cycle awards in the European higher arts education area, developed within the Creator Doctors Project to identify possible examples of practice in developing and supporting artistic research." So the database that this program produced is available online and is searchable and utilizes an interactive map to better disseminate the collected information. However, looking at the map, we could see that it does not include every institution which currently operates a Third Cycle program in higher fine art education. It is probable due to the method of data gathering, which is relied on a questionnaire distributed to the institutions and is required detailed answers. As we relied on publicly disclosed information on the institution's website, we did not face the problem of the institutions answering our questions. However, this method of data gathering is more prone to inaccurate or lack of information. At the beginning of this process, the research was carried out separately by using partially different set of criteria. Later, we developed the collaboration and merged the two partially different approach into a new common one, covering the relevant points of the previously conducted research. Based on several internal meetings, we formulated categories and merged the data set according to that. The current form of the database is a shared Excel workbook, as we can see from the presentation. In the workbook, data is grouped by geographical location into separate sheets of Baltic Nordic region, Central East Europe, Western Europe, and South Europe. In each spreadsheet, institutions are grouped by country of operation. Categories are presented as columns. And where it was possible, we used the text from the source website or write a short summary of the content. We should note that in some cases, mostly in the case of Eastern or Southern European universities, information on the website was not disclosed in English, but only in the native language of the institute, which is constrained our ability to collect the information. As we mentioned previously, we have not yet fully assessed the collected data and therefore could not fully formulate a narrative at the time of this presentation. However, there are certain examples that we found relevant from the viewpoints based on our categories. So now we just introduce short for examples as a kind of like case studies. And here you see these four categories. One certain aspect we have seen during the data gathering is the geographical disparity between the Western and Northern region and South Europe and the CEU regions regarding the number and the establishment of active Third Cycle program. It is no surprise, as the practical PhD originated from the UK and was early adopted in the Netherlands and Nordic states. In the case of the East, one disadvantage institutions there had to face is these countries lay joined to the European Union. Although these countries were part of the EEA, the European Higher Education Area, the lack of deeper integration into the European system is still notable. There are some remarkably early adopters in Central East Europe, though. For example, in the case of the Hungarian University of Fine Arts, the doctoral school was accredited
in the field of visual arts in 2002 and has been granted a PhD equivalent DLA as Doctor in Liberal Arts title since. Development of these programs wasn't just slow in Eastern Europe, but in some Western countries too, like Germany, France, or Italy. In these countries, adoption of third cycle programs in the arts are sometimes still lacking. In fact, our research is also focused on the Italian situation of the academies. In Italy, the Minister of Education, Luigi Berlinguer, reformed the institution of higher education in arts, music, and dance, establishing the third cycle also for the academies and the conservatories. However, since then, the planned PhD for the highest education in arts and music still wait to be accomplished, and the students do not have the possibility to access to the third level of qualification. This happened because the academies, like other Italian artistic institutions, falls under the AFAM compartment and not under the university compartment. At the beginning of the 1990s, the need to restore a university-type value to the titles granted by this institution led the syndicate to ask for and obtain the equivalence with the university and the supervision of the MUR. To be more specific, originally the academies of fine arts and conservatories in Italy were education institutions equal to universities. When the third cycle was promoted for the state universities in the 1980s, the academies and conservatories were left behind. And even though under the supervision of the Ministry of Education, MUR, were no longer considered at university level. In addition to that, the professor of artistic and performative disciplines, member of the board for the academy, were at the same time not able to grant the title of PhD, not having the title themselves, and not following the general rule of the third cycle in terms of criteria of self-evaluation. Fortunately, the situation is now moving on, also because the present Minister of Education, Maria Cristina Messa, established the system of a joint doctorate, PhD, for universities and academy within a national PhD program, where the title will be granted by the university. As we carry out this research in the framework of the University Alliance, collaborative practices are primarily our focus. These approaches are not just possible, but have become increasingly important in recent years. It could be connected at every level, including collaboration between different universities, institutions, and research groups or individual researchers. Now we just present one good example, which is the NIDA Doctoral School, which is a joint venture between four universities and located located at the NIDA Art Colony of the Vilnius Academy of Fine Arts in NIDA, Lithuania. The international program was initiated by the Vilnius Academy of Fine Arts and the Aalto University School of Art and Design and Architecture in 2017. Joined by the University of Arts Helsinki and the University of Arts London. The program was designed in 2018 by all the partners and offers 5 ECTS gain for students of any partner upon completion of the course. As they state, quote, the goal of NDS is to provide time, space, and the conceptual framework for participants to gain an insight into their field of research, as well as to broaden and diversify their outlook and methodological tools, unquote. Furthermore, NDS is organizing a course every year according to a specific theme. As an example, the 2021 installment was named Documentary Practices 2021 and was curated and organized by Egea Inzule, director of NAC of Vilnius Academy of Arts. NIDA, as a physical space, also offers a library and exhibition opportunities. It also publishes publications connected to its activities. Another important aspect regarding research is the open access and generally broader dissemination of research in the third cycle
have become increasingly important in recent years. The Commission of the European Union supports open access, especially in its funding programs. Broad access to research outputs is important for artistic research too, especially as possibilities to publish in scientific journals are less numerous in this field. One good example of an open initiative is the ARESBL, or Art/Research, which is a non-profit organization for the support, exchange, circulation, and promotion of art research in the Higher School of Art of the Wallonia-Bristol Federation. The site has published different kinds of research projects throughout its existence. From 2015 to 2018, it was operated only as a peer-reviewed journal. But since 2018, it had been integrated into FRART initiative and publishes outputs of research carried out in the framework of that project while still publishing journals. Besides that, A/R also publishes research carried out in the École Supérieure d'Art, the Higher School of Arts of the Wallonia-Bristol Federation. It contains research on every cycle, including the doctoral program. Another important international platform of dissemination is the research catalog that we heard about some sentences before also. Which is provided by the Society of Artistic Research and hosted on the servers of the Royal Institute of Technology, Stockholm. The main goal of the program is, as quoted, the RC is an inclusive, open-ended, bottom-up research tool that any researcher in the world can use free of charge as a private or collaborative workspace and for the dissemination of the artistic research, end quote. The RC provides a by default open access publication opportunity for any researcher in the field of artistic research. It also acts as a platform of publication for partner institutions called Portal Partners and journals too. On the other hand, it also has a unique way of representing outputs of artistic research as it allows the usage of not only text, but video, sound, and photography too, and displays the information in a nonlinear matrix. It is also worth to mention from our viewpoint that the project of EU4R Differences joined the research catalog as one of the first project partner institutes. As mentioned before, we have collected a series of data corresponding to our research criteria. In the next step, we will evaluate the collected data. We are aware that although there is a lot of information gathered, there is still a lack of elements to establish a broad understanding of the current situation of the third cycle in higher art education. We therefore consider the possibility of collecting data through other tools. One possible form is to conduct interviews with the heads of the institution or other qualified personnel. But to obtain information that is not necessarily disclosed on public website and for further clarification. In this case, these interviews will function as a case studies. On the other hand, the dissemination of the collected data should be open and easily accessible, both in its publication and its utilized technique. Currently, the data is stored in Excel format. And while it is appropriate for a collaborative work and data assessment, it's not sufficient in representing the collected information. A possible form of data visualization could be a map, as we see a clear distinction between regions regarding to the third cycle in higher art education. As we saw, despite the continued effort, the situation of doctoral program in the arts is varied. Institutions must comply with national law and different economic situation in each country. For this reason, the purpose of this work is to establish a database on the varied approach of institutions to offer a third cycle program, raise awareness, and help other institutions to establish or reform their own program.
Our goal was to create such a database, at least, on the current situation and be part of the ongoing effort to document and develop the third cycle in the arts. Thank you. Yes, thanks a lot. All right, so thank you very much, Daniele and Mirena, for this interesting survey of the existing situation on the doctoral school and third cycle. And now with the last speaker, Dalma Frascarelli, will step into the future of our academy and also other AFAM institution in Italy. So let me briefly introduce Dalma Frascarelli, PhD in History of Art at La Sapienza University of Rome. Dalma Frascarelli now is a professor and teaches history of modern art and elements of iconography and iconology at the Academy of Fine Arts in Rome, where she has also been vice rector between 2013 and 2019. She holds also the national scientific qualification for associate professor of art history at the university and is a member of the scientific committee of the National Institute of Roman Studies. In addition to her teaching activities, she has dedicated herself to the protection and enhancement of the artistic heritage as a consultant for the superintendencies of the Ministry of Cultural Heritage, participating in research projects concerning churches, museums, and historical residences in Rome and Lazio. Her investigation focus between the late 16th century and the first half of the 18th century. She has published numerous essays in specialist journals and collective books, and she is the author of the volumes La Casa dell'Eretico and a few others, but I just quote the last one, L'arte del dissenso, pittura e libertinismi nell'Italia del Seicento. And now I give the floor to Professor Dalma Frascarelli. Thank you. Welcome everybody, and I will speak in Italian. I'm sorry. Prima di illustrare le iniziative che l'Accademia di Belle Arti di Roma ha messo in campo negli ultimi due anni sul tema della ricerca e in particolare sull'attivazione di percorsi formativi inerenti al dottorato di ricerca, desidero partire dalla visione da fare insieme a voi di alcune opere. Perché quando si parla di ricerca artistica si deve bene avere in mente il prodotto di tale ricerca, le sue peculiarità, i suoi significati, il suo valore. Si tratta di un piccolissimo percorso tra migliaia e migliaia possibili, con una selezione organizzata in senso cronologico, ma si poteva presentare anche in modo diverso, e che tocca varie tipologie di prodotti e varie tecniche esecutive. Ho considerato il periodo che va dall'arte moderna ai nostri giorni, all'arte contemporanea. Nell'arte antica ho selezionato veramente un'opera a secolo di diversa tecnica e di diverso campo semantico, come vi dicevo. Naturalmente la Madonna con Bambino, la cosiddetta Madonna Pazzi, è al centro di un'importantissima esposizione, di un'importantissima mostra che è attualmente a Firenze. Alcune non hanno bisogno davvero di presentazioni, nemmeno di didascalie, sono delle vere e proprie icone della cultura d'arte occidentale, non solo, e quindi le scorro velocemente. Per quanto riguarda poi l'arte tra 800 e 900, naturalmente i percorsi si potevano fare davvero molto più complessi e più complicati, con tantissimi percorsi ulteriori. Vado velocemente e ho cercato anche di porre alla memoria espressioni come quelle della scenografia, della regia teatrale, e quindi questa è un'immagine del fotografo Orsini tratta dall'Orlando Furioso, il celebre Orlando Furioso, per regia di Ronconi, sull'adattamento testuale di Sanguinetti, con le macchine teatrali leonardesche costruite da Umberto Bertacca, le foto di Salgado, per arrivare alla libreria Ptolomeo,
progettata e prodotta nel 2002 e che nel 2004 ha vinto il Compasso d'Oro progettata da Bruno Rainaldi. Quindi una carrellata veloce di opere differenti per cronologia, per tipologia, per tecnica, per ambito semantico. Ma tutte sono accomunate dal fatto che hanno contribuito ad ampliare o a modificare la conoscenza. Hanno determinato un cambiamento o un ampliamento del modo di guardare al mondo e alle cose, di vivere la realtà, in alcuni casi anche nel suo aspetto quotidiano di ciascuno di noi. Questa piccola selezione ci aiuta a comprendere come il significato e il valore delle opere nell'ambito delle arti non debba essere individuato unicamente in relazione al loro aspetto formale e alla funzione estetica pur connotativa dell'arte, ma in relazione ad una sfera più ampia, che è quella della conoscenza. Se si parte da questo assunto, esse non possono non essere considerate come il frutto di una ricerca a cui la conoscenza sempre si lega. Penso che aiuti molto la nostra riflessione sulla ricerca in ambito artistico partire da questo importante concetto. L'arte è un atto non solo formale, ma anche conoscitivo, che si esprime attraverso le sue peculiarità espressive. Non dobbiamo dunque cadere nell'errore di scambiare quella che è lo strumento, quello che è il mezzo, per quella che è l'essenza. L'espressione, le modalità espressive sono lo strumento, ma l'essenza rimane al fondo sempre il desiderio, la volontà di approfondire una conoscenza, di approfondire un punto di vista relativo alla conoscenza. Le declinazioni del rapporto tra arte e conoscenza sono naturalmente molteplici, poliedriche, a volte anche contraddittorie, ma è direi strategico tenere ben presente il concetto di base che lega l'arte alla conoscenza. Prendete queste parole e questo percorso come un'ouverture, come una sigla, se vogliamo, iniziale, posta diciamo a introdurre l'argomento poi pratico, operativo, di come tutta questa riflessione si possa poi tradurre in un momento formativo quale è quello di un percorso di terzo ciclo. Da 2 anni, e qui passiamo appunto a parlare dell'elemento concreto, no? della riflessione sulla ricerca artistica, da circa 2 anni l'Accademia di Belle Arti di Roma ha creato uno spazio dedicato alla discussione della ricerca in ambito artistico, finalizzata soprattutto all'individuazione di percorsi formativi. Come referente per la ricerca nel 2020-21, incaricata dalla direzione, ho approfondito lo studio della normativa vigente in Italia in materia di dottorato e, di concerto con la direzione, ho lavorato a una proposta sperimentale di percorso formativo. Questa è un'opera che in questi ultimi giorni ha avuto l'onore delle cronache per la cifra alla quale è stata comprata, di una giovane artista di un gruppo britannico emergente. Ecco, e dicevamo appunto che nel 2020-21 abbiamo diciamo istituito una commissione per lavorare a un progetto pilota di dottorato. Per la messa a fuoco delle problematiche e delle specificità legate ad un simile percorso è stato importante e fondamentale il contributo di Costanza Barbieri, impegnata nel progetto Horizon Euphor Art Differences sul terzo ciclo in ambito europeo e internazionale. Il progetto sperimentale che abbiamo messo a punto è dedicato ai nuovi linguaggi e tecnologie delle arti, declinato su 2 percorsi formativi differenziati, su 2 curricula. Il curriculum A vede l'applicazione dei nuovi linguaggi e le tecnologie dell'arte alla comunicazione, alla valorizzazione didattica dell'arte, mentre il curriculum B è dedicato ai nuovi linguaggi e alle tecnologie dell'arte per le arti visuali, quindi diciamo per la produzione di opere diciamo non applicate ad altri contesti, ma opere che intendono assolvere la loro funzione di opera visuale. Quando abbiamo terminato di lavorare a questo progetto, il Ministero dell'Università e della Ricerca, con il decreto 351 del 9 aprile 22, nella cornice del PNRR, ha stabilito la possibilità di presentare progetti di ricerca di interesse nazionale su 2 settori strategici, cioè quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione e quello della valorizzazione del patrimonio culturale.
Nel contesto di questa normativa è stata data la possibilità alle istituzioni AFAM, quindi non solo accademie ma anche conservatori, accademie di danza, ISIA, di presentare in convenzione con università, enti di ricerca e industrie progetti di ricerca, mettendo però a disposizione risorse finanziarie proprie e rimandando ad un successivo e si auspica imminente decreto la possibilità di istituire corsi di dottorato in autonomia con finanziamento centralizzato ministeriale. L'Accademia di Belle Arti di Roma ha così deciso di convogliare questi percorsi formativi che aveva messo a punto come progetto pilota all'interno di due consorzi che con questo decreto venivano istituiti, potevano essere istituiti, cercando di creare delle connessioni con le realtà universitarie territoriali e con gli altri istituti afferenti all'AFAM. E sono nati così due progetti che sono attualmente ancora in valutazione da parte dell'ANVUR, dell'Agenzia Nazionale della Valutazione Universitaria degli Istituti di Ricerca, presentati da due università con le quali l'Accademia di Roma si è convenzionata, l'Università di Tor Vergata e l'Università Roma III con il Dipartimento del DAMS. Il primo dottorato, quello presentato da Tor Vergata, è un dottorato di interesse nazionale, mentre il secondo è un dottorato ordinario. E qui vedete dunque il dottorato in scienze del patrimonio culturale, quello fatto in convenzione con Tor Vergata, e invece il dottorato in culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei new media, della musica, del teatro e della danza, presentato dal DAMS. Di Roma 3. Ecco, qui abbiamo le istituzioni che partecipano al consorzio di dottorato di interesse nazionale presentato da Tor Vergata. Per quanto riguarda l'AFAM, l'Accademia di Belle Arti ha proposto il progetto ad altre accademie di belle arti nazionali, statali, e tra quelle contattate hanno aderito alla proposta l'Accademia di Belle Arti di Macerata, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Lecce, l'Accademia di Belle Arti di Catania e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e l'ISIA di Roma. Per quanto riguarda le università straniere che partecipano al consorzio, abbiamo l'Università di Tirana e l'Università della Georgia. Altre università italiane afferenti al consorzio sono l'Università Uninettuno Telematica e l'Università Ecampus. Per quanto riguarda invece gli istituti di ricerca, hanno aderito al consorzio la Fondazione Maxi e l'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Questo progetto di interesse nazionale, che come avete visto è un consorzio molto molto ampio, e tra l'altro Tor Vergata partecipa con un numero notevole di borse e con il coinvolgimento di diversi dipartimenti, tra i quali anche quello di architettura, è stato articolato su quattro curricula. Un primo curriculum è quello che riguarda l'arte, l'archeologia, la storia dell'arte e il restauro. A questo ha afferito una Accademia di Belle Arti, cioè quella di Macerata, perché è l'Accademia che ha il diploma, la laurea magistrale a ciclo unico in restauro. Il curriculum dedicato alla storia e alla conservazione del patrimonio costruito non ha visto istituzioni AFAM aderire. Quello per la valorizzazione del patrimonio culturale ambientale ha visto aderire l'ISIA, mentre tutte le Accademie di Belle Arti hanno aderito al curriculum che riguarda i new media per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Di quest'ultimo le principali aree di interesse sono i linguaggi multimediali, quindi il video, la fotografia, l'animazione, l'expanded reality, l'installazione, la comunicazione delle arti, le tecniche di comunicazione dell'arte, della trasmissione della didattica dell'arte,
i contesti culturali e la storia delle idee, i sistemi di documentazione della storia, dei materiali e delle tecniche delle opere d'arte, l'iconosfera e i laboratori per la didattica, anche per la formazione permanente. Per quanto riguarda il secondo dottorato, ordinario, presentato dal DAMS di Roma 3, i partner sono il Conservatorio di Santa Cecilia, l'Accademia Nazionale di Danza e, per quanto riguarda le altre università oltre il DAMS, l'Università di Teramo. Questo percorso formativo è articolato su un unico curriculum, proprio perché ha come obiettivo quello di approfondire le arti performative che sono appunto il frutto della contaminazione dei linguaggi, e quindi per favorire questa contaminazione dei linguaggi si è deciso di proporre un unico curriculum all'interno del quale partecipano tutte le istituzioni afferenti con le loro specificità. La principale area di ricerca è un dialogo infatti innovativo e è un'intersezione inedita tra le scienze umane e le tecnologie degli audiovisivi, dell'arte, della musica e delle pratiche performative. Le informazioni generali sui due dottorati sono quelle legate alla normativa vigente, quindi entrambi durano 3 anni. L'ammissione prevede la richiesta di requisiti di titoli di studio, ovvero la laurea di secondo livello, prevedono un test scritto, la discussione del progetto di ricerca che il candidato è invitato a presentare e un test di lingua straniera. Per quanto riguarda la prova finale, è prevista la presentazione di un testo e del prodotto della ricerca, anche a livello progettuale e non specificatamente esecutivo. Quando si discute un dottorato di ricerca nelle materie umanistiche, si propone la ricerca, ma di certo non si propone il libro edito dalla casa editrice. Ecco, allo stesso modo pensiamo, no, di prevedere il fatto che la ricerca sia presentata anche nel suo prodotto, che naturalmente non necessariamente deve essere già edito, cioè deve essere già realizzato, no? Ma è in una fase evidentemente progettuale, e questa specificazione va fatta perché i materiali evidentemente sono diversi, non sono quelli testuali, lo abbiamo sentito stamattina, no? La difficoltà di valutare una ricerca che non preveda come prodotto solamente e unicamente un elaborato testuale. Questa è una difficoltà con cui ci si deve confrontare, ma è anche vero che a fronte di ogni prodotto c'è un lavoro di progettazione che si esprime attraverso un testo, delle parole scritte, parlate, ma comunque del testo, motivo per il quale non esistono materie solo laboratoriali. Tutte le materie sono teorico-laboratoriali, perché in un laboratorio non si fa solo con le mani, si pensa con la testa. Quindi anche questo è un po' un equivoco, no? Come dire, da sfatare, il fatto che la produzione non riguardi un lavoro di progettazione, un lavoro intellettuale esprimibile a parole. Pensiamo a quanto questo ha coinvolto gli artisti del Rinascimento. Leon Battista Alberti, che mentre progetta scrive il compendio sulla storia dell'architettura, sulla storia della pittura, è una difficoltà storicamente affrontata, e proprio questo ci dovrebbe rendere più forti nel cimentarci sicuramente in una materia sdrucciola, in una materia complessa, ma che va evidentemente affrontata e che non può essere più procrastinata, no? come materia da esaminare. Al momento quali sono i criteri, gli indicatori che alludono in qualche modo a una valutazione della ricerca nell'ambito delle linee guida che si riferiscono al decreto che ho citato di aprile 2022 per le istituzioni formative di materie artistiche e per la valutazione anche della produzione dei docenti, che deve essere fatta affinché si crei il collegio dottorale?
Sono, diciamo, dei criteri estremamente labili. Al momento le linee guida prevedono di aver partecipato negli ultimi 5 anni a gruppi di ricerca finanziati su bandi competitivi in progetti diciamo che sono legati alla materia specifica del dottorato che si intende attivare. Oppure aver ricevuto riconoscimenti o premi internazionali negli ultimi 5 anni nel campo delle materie afferenti al dottorato. Ora, questi criteri non vanno in profondità, evidentemente, della produzione artistica, perché, come dire, poggiano su una valutazione che è stata fatta in altri contesti e quindi non propongono essi degli indicatori per valutare la ricerca, ma lo sforzo di, come dire, coinvolgere le istituzioni e i docenti delle istituzioni AFAM ha in qualche modo, e anche l'urgenza di farlo, ha in qualche modo spinto a individuare dei criteri ampi, generali, proprio per, credo, incrementare l'adesione da parte delle istituzioni. E il problema evidentemente rimane ancora da affrontare. E allora, in prospettiva, aspettando un decreto che renda possibile l'erogazione del titolo di dottorato di ricerca da parte delle istituzioni AFAM, è chiaro che le valutazioni che si devono fare devono essere rispettose di quella che è la natura intrinseca di queste istituzioni e che vede collaborare attivamente settori di conoscenza diversi fra di loro per specificità. Le discipline puramente teoriche, la storia dell'arte, l'estetica, la storia del cinema, dello spettacolo, tantissime altre, sulle quali è più facile intervenire perché esistono già gli indicatori di valutazione che vanno a considerare le pubblicazioni, le curatele, con tutta una serie, diciamo, di accorgimenti. Ma per quanto riguarda le discipline artistiche, è chiaro che dovranno essere valutati intanto con una grande attenzione al concetto di autorialità, che a mio avviso deve essere diciamo inserito nella valutazione della ricerca artistica, che prevede, diciamo, dei ruoli, delle figure più complessi e che esigono pertanto una proprio un'individuazione precisa del concetto di autorialità. E quindi è chiaro che andranno valutati, considerati gli eventi espositivi, le collettive, le personali, le performance, le installazioni, le regie, le scenografie, il progetto di design nei campi del design, dal graphic design al web design, al fashion design, al product design. Gli indicatori quali sono? Per quanto riguarda le discipline teoriche, abbiamo già degli elementi in uso che sono per esempio il sistema di referaggio a doppio cieco, che è il sistema a cui vengono sottoposti saggi, articoli. Sono ormai in uso dei sistemi di valutazione come per esempio quello più diffuso, che è il sistema di referaggio a doppio cieco, quindi dei valutatori leggono anonimi, che rimangono anonimi per l'autore, leggono e valutano il testo. E, naturalmente occorre allestire anche sistemi di valutazione per quanto riguarda i prodotti artistici e tenendo conto di quali criteri, per esempio quello del contesto che accompagna l'uscita di una mostra, per esempio, la risonanza che l'evento ha su strumenti specializzati, stampati, ma anche online, i riconoscimenti e i premi che vengono ottenuti e che devono essere considerati anche in riferimento all'entità locale, nazionale o internazionale,
così come l'ambito di progettazione ed esecuzione di un prodotto di design, sono tutti elementi che devono contribuire in qualche modo alla valutazione dell'opera. Chiaramente adesso sto rimanendo assolutamente in superficie rispetto al problema, ma è solo per dire che si tratta di sforzarci di individuare dei criteri che esistono però e che dobbiamo andare a cercare con pazienza, ma sicuri di ottenere poi il nostro obiettivo. L'intervento si chiude, se ci sono delle domande soprattutto su questi progetti che sono attualmente in attesa di valutazione, e come avete visto siamo partiti dai grandi, dai massimi sistemi per poi cercare di condensare tutte le discussioni dei massimi sistemi in progetti formativi che sono la materia di cui quotidianamente ci occupiamo e con piacere lo facciamo. Grazie. Ok, thank you very much. Thank you to Dalma Fascarelli. If someone wants to have some questions to Dalma, if someone here wants to ask something, or maybe you can use the chat, and if not, I think, if not, yes, we have a question. Yes, please, you can speak, and then... So the question regards the differences between the national interest doctorate and the, let's say, normal doctorate. Please. Allora, il dottorato di interesse nazionale è un dottorato che pone dei paletti al progetto. So the national doctorate, the doctor of national interest has some specific requirements to the project. Devono convenzionarsi più istituzioni, possibilmente di anche natura diversa, è auspicabile, è richiesto. Il paletto più grande è quello di garantire per un ciclo di dottorato che dura 3 anni 30 borse di studio. So the first requirement is that a consortium is created between different kind of institutions. And the second strong limitation is that this consortium needs to provide for 30 grants throughout the cycle of the PhDs approved. Poiché sono il finanziamento ministeriale alle università è erogato nella cornice del PNRR, anche l'argomento è vincolante. Gli argomenti sono i due argomenti strategici che guidano il PNRR, ovvero il patrimonio culturale e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Since these doctorates are linked to the PNRR, which is the National Plan of Ripresa and Resilience Plan, so also the subjects of the doctorates need to be linked to this European funding, which has come from Europe, and so the two main strategic areas that are connected to this plan are cultural heritage and digitalization of the public administration. So the national interest doctorate has to be linked to these main themes. I dottorati che non sono di interesse nazionale non hanno la condizione della garanzia delle 30 borse. Quindi ce ne può essere, cioè valgono le normative nazionali precedenti al decreto di aprile e quindi sono molto meno complessi, ecco, da affrontare. So for the, let's say, normal doctorates, the laws, the normal doctorates are regulated by pre-existing laws, not from the April new decree, so there are less limitation, the number of the grants can be far lower, c'è un minimo. Il minimo sono 2 borse.
No, and they can be as many as two. And also the requirement, the general requirements are different. E naturalmente il numero di 30 borse ha come obiettivo finale quello di spingere il più possibile alle contaminazioni tra le istituzioni differenti tra di loro, e quindi tra le industrie, le realtà produttive, gli istituti di ricerca, le istituzioni AFAM, le accademie. E, è una sperimentazione, vedremo quello che ne uscirà, ma lo sapremo vivendo, come diceva la canzone. So this requirement of the 30 grants is seen as an input to create transdisciplinary consortium, so that make different institutions collaborate in the same for the same PhD. Of course, this is an experiment, and come fa chi vivrà vedrà, which I cannot translate the Italian song. Which is, è un momento veramente epocale questo, è importantissimo, perché non solo per le istituzioni AFAM, ma credo anche per il mondo universitario. Per esempio, delle informazioni che mi giungono, adesso dovremmo fare anche delle analisi dei dati, ma mi arriva la notizia che i dipartimenti di storia dell'arte, che si immaginava fossero quelli più propulsivi, essendo il PNRR dedicato al patrimonio del culturale, artistico in Italia, mi arriva un'informazione invece che forse sia Tor Vergata l'unico dipartimento di storia dell'arte che ha presentato un progetto in convenzione con noi. Quindi è un momento che ci consentirà di fare anche una serie di considerazioni su questo tema, ecco. It's a turning point in the not only for the Fine Arts Academy, but also for the universities, and of course there will be the time to analyze the situation, and also once that all the accreditation requests will be put forward. From the first findings, not all the university departments dealing with cultural heritage have put forward accreditation request. And it seems that only Tor Vergata did so with the consortium with ABBA Roma is part of. Se posso aggiungere un argomento interessante, che nello statuto, nella DNA delle accademie, c'è una compresenza importante anche in relazione al cultural heritage, anche in relazione al patrimonio artistico, cioè la possibilità di applicare in senso creativo, in senso di apertura verso nuove modalità di fruizione, la conoscenza. Quindi, a mio parere, questa compresenza di due fattori, da una parte le competenze storico-artistiche, beni culturali, eccetera, eccetera, ma contemporaneamente anche una mission di, diciamo, comunicazione attraverso l'arte e attraverso competenze specialistiche che si ritrovano nei laboratori delle accademie. Ecco, questa forse può essere una possibilità in più per arrivare, come dire, a degli obiettivi. C'è una domanda? Salve, sono un'ex studentessa di questa accademia, mi chiamo Floriana Boni e proprio l'anno scorso ho conseguito qui il diploma di secondo livello. E oggi colgo l'occasione più che altro per condividere con voi una riflessione che si riallaccia anche sia alla presentazione della professoressa Barbieri che a quella della professoressa Frascarelli, cioè sì. Sì. So, Floriana. Floriana is a former MA student of the Academy of Fine Arts in Rome, who wants to share her consideration about both the speeches of professoressa Barbieri and professoressa Frascarelli. Thank you. Allora, la mia riflessione è un po' questa, cioè giustamente si è sottolineata una possibilità di tutta questa progettazione relativa ai dottorati che è insita proprio nella natura interdisciplinare
e in cui le accademie sicuramente possono avere dei vantaggi notevoli. Quindi mi chiedevo se si sta riflettendo, o comunque potrebbe essere prevista, per esempio, una serie di workshop o attività collaterali che potrebbero diramarsi intorno a questo, a questi vari curricula previsti da i PhD di cui ha insomma, di cui ha discusso la professoressa Frascarelli. E quindi ecco, proprio perché una cosa che noto spesso lacunosa nella progettazione culturale sono le linee guida stesse di come i progetti si realizzano. C'è poca letteratura in Italia su questo, quindi affinché un candidato possa far parte di una sorta di coordinamento di un progetto più grande di lui, potrebbe essere interessante raccogliere una serie di linee guida, appunto, raccolte durante una sperimentazione collettiva e arrivare poi a raccoglierle in un testo che arriva quanto più in là possibile ai fini di una progettazione poi prevista come concreta e reale, ci si auspica. Quindi cioè io mi auguro sia un volano di sviluppo che, partendo dalle borse individuali, possa poi arrivare a coinvolgere singoli esami, attività di vario tipo, workshop e quant'altro, per magari anche convenzioni tra più enti di quelli previsti, in modo che appunto non sia previsto troppo individualismo. Cioè, credo che sia importante ragionare su quanto queste sperimentazioni collegate al mondo esterno siano per natura collettive. E quindi l'ho sentito giustamente anche nelle vostre presentazioni questo tema, e vi ringrazio per averne accennato, perché penso sia una delle questioni più importanti su cui ragionare. Grazie a tutti. Quindi volevo chiedervi appunto un po' anche delle riflessioni vostre su questo, sia la professoressa Barbieri che la professoressa Frascarelli, che appunto hanno toccato questi temi. Grazie. Right, I'll try to summarize what the question is. More than a question, is a consideration about linking personal curricula to a more collective experience. So this is more or less, and the question was also how will be these curricula articulated, basically. Sì, certamente è un aspetto interessante questo, soprattutto nell'ambito della produzione artistica, ma direi anche quello delle scienze umane, perché spesso la valutazione e gli indicatori considerati per la valutazione effettivamente non favoriscono la collaborazione, il lavoro in team, fermo restando che le parti da valutare devono essere separate, specifiche, individuabili, tanto da consentire una valutazione individuale. Penso per esempio... Sì. Yes, it is an interesting question because normally these, let's say, curricula don't really foster the collaboration. So this is a crucial point that in artistic practice can be put in to the forefront. Chi fa ricerca, pubblica libri, articoli, sa benissimo che può lavorare in collaborazione con altri studiosi, ma poi c'è la frasetta di rito che va ad assegnare a ciascuno degli studiosi le parti da pagina A X a pagina Y. Fermo restando che è un progetto che nasce dalla collaborazione di più studiosi, ma la parte specifica va evidentemente attribuita per consentire la valutazione. Questo aspetto deve essere considerato anche nell'ambito della produzione artistica, dove il concetto di autorialità è anche, se vogliamo, più complesso, no? In qualche modo, perché c'è la fase realizzativa, la fase progettuale, quindi deve tener conto di tante variabili. È una sfida anche questa da affrontare. Okay, so the main thing is the difference between the authorship in the practice-based research in the art and the theoretical research. So in a collaboration, in the scientific collaboration, it's quite easy. You publish a book, and you have, of course, it's a collective publication, but then in the index you have from page 1 to page XX, this is the part that wrote
one professor, etc., etc., and this is also necessary for evaluation and assessment. In the practice-based collaboration, this is more difficult because the authorship, the artistic authorship, is a concept which is more difficult to manage, but of course this has to be tackled, this problem has to be tackled in these experiments. Sì, certo. Anche perché oggi gli artisti sappiamo che per lo più progettano ma non eseguono. I più grandi artisti, anche internazionali, sappiamo che hanno dei team molto molto complessi a cui partecipano tantissimi altri artisti, artigiani, in opere che poi hanno la loro autorialità, ma sono comunque frutto di collaborazione. Another point that Dharma Foscarelli is putting in the light, which is very important, the fact that in contemporary arts, more and more the artist becomes a project manager of the process. So the final output is a result of a collaboration, sometimes of very big and specialized teams. So this is also an aspect of contemporary art production that has to be assessed and confronted with. Non so se voleva Costanza Barbieri dire qualcosa, però benissimo, bene. Fantastico. Okay, grazie. Fantastico. And thank you very much. So we came to the end of this first morning session. I'm sorry we had some technical issues towards the end of the morning, but we will now solve them during our break that will bring us to 2 p.m. So we'll start in 40 minutes time for the afternoon session. Thank you very much to everybody, and I hope that you will stay with us for the afternoon session as well. Goodbye.